voi mascherina no. Mascherina sì, adesso sì, però, sì. Sapete che da oggi c'è una nuova regola. Intanto cosa avete capito? Perché non è chiarissimo. Abbiamo capito che dalle 18 alle 6 c'è l'obbligo della mascherina per i luoghi aperti. Siccome è una cosa, cioè cotto e mangiato, sì, è adesso certo. Pure noi il tempo che carburiamo. Certo, no, no. Hai capito se con le nuove regole tu adesso dovresti avere la mascherina e quindi sei in fallo? Mi pare se non riesco a mantenere il distanziamento, cioè se c'è un metro di distanza invece posso non tenerla. Però ora c'è un obbligo più stringente, in teoria sui luoghi all'aperto, tutte le volte che si potrebbe formare un assembramento. Però sono al momento sei distanziato. Del tutto è un po' a discrezione per te. Esatto. Ora non c'è assembramento, no? Però voi ritenete che sia meglio? Sì, è opportuno certo, tenerla, opportuno. Assolutamente, perché comunque c'è, tu nel contatto, comunque passi vicino alle persone, è giusto tenerla per una protezione, non per niente. Ma avete cambiato le vostre abitudini da oggi o già voi la tenevate? Già l'adottavamo. La tenevate? Già l'adottavamo, sì. Sia al lavoro che per strada, che sempre, da quando diciamo ci hanno stravolto la vita. Voi mascherina no. Mascherina sì. Adesso sì, però, perché in realtà non è chiara la regola, no? Voi cosa avete capito? Che va portata sempre fuori? Ci sono un po' di regole che si scontrano, no? In un certo senso, no? Insomma, non avete capito benissimo. Sulle se regole nuove, no, devo dire la verità, no. No, adesso siamo in vacanza, non ci siamo neanche, cioè, ti dico, adesso siamo qua, mascherina il più possibile, ma evitiamo i luoghi chiusi, questo sì, anche quando andiamo a mangiare ci mettiamo all'esterno e cerchiamo di fare questo, insomma. Lei ha la mascherina, tu no. Perché? Perché io me la sono tolta adesso per il caldo. Ok. Io. Ma lei non ha caldo. Ma avete cambiato atteggiamento? Sapete che da oggi c'è una nuova regola. Intanto cosa avete capito? Perché non è chiarissimo. Abbiamo capito che dalle 18 alle 6 c'è l'obbligo della mascherina per i luoghi aperti. E beh, hanno chiuso le discoteche. Per me è, diciamo, luoghi aperti dove si può creare assembramento un po'. Questo ad esempio, in questo luogo voi pensate che sta meglio? Infatti sto rischiando tanto. Okay, no, non volevo farti poi in metà c'è, no, quindi io l'ho cazziato fino adesso, quindi esatto, quindi ora tu gli dici di mettere. Esatto, sì. Guarda adesso lo guarda, faccio così e adesso vado in giro così. Signora, mascherina obbligatoria. Facendo un pezzo sulla nuova ordinanza sulle mascherine. È troppo presto. Cioè no, ma più che altro io non ho proprio capito la regola. Cioè, 7:30, alle 6 del mattino, mascherina obbligatoria. Sempre fuori. Ma tipo qua sì, cioè no, qua in questa piazza. Di movida, questa è un'ordinanza per la movida, quindi per dove ci sono gli assembramenti. Cioè chi lo valuta? Cioè qua è assembramento o no, per capirsi. Dove di consuetudine si creano degli assembramenti. Quindi okay, parliamo. Questa è una piazza trilussa dove comunque la sera c'è assembramento, okay, anziché in una piazza che non ci sta tanta confusione. Sì, non c'è stata una confusione, ok. Cos'è cambiato rispetto a ieri? Non ci sta un orario in cui uno era obbligato. Ah, che c'è un obbligo più stringente. Siccome è una cosa, cioè cotto e mangiato, sì, è adesso certo. Pure noi il tempo che carburiamo. Certo, no, chiaro. Manca perché l'ordinanza non è scritta chiarissima, se posso dirla. Sì, cioè, quindi il tempo materiale, certo, fare un certo servizio già da domani, già da dopo ancora, è più fattibile. Dove vivi, se posso chiederti? A Edimburgo, io a Londra. Ah, Londra, ok. Regole più stringenti qui. E sì, ho visto decisamente qua. Perché tipo se ma un approccio anche diverso del governo alla situazione, immagino, sì. E anche da parte dei cittadini, avete trovato delle persone un approccio qua più cauto? Sì, sicuramente sono più cauti qui, sicuramente. Sì, decisamente. A Londra praticamente nessuno indossa mascherina. Nessuno. No, mai, né all'aperto. Praticamente. Idem di Edimburgo. Mi sembra
sarebbe una grandissima presa in giro, perché tu non chiudi tutto il 16 di agosto. Allora, prima di tutto non apri le discoteche, a prescindere se pensi che sia un pericolo per la salute delle persone. Una volta che tu le apri, non fateci leggere, i giovani sono i responsabili. Adesso arriva il 16 di agosto, ci obbligate tutti quanti a portare le mascherine, poi dalle 6 alle 6 di mattina, se non sbaglio, dalle 18 alle 6, cioè scusi, come funziona il virus? Dalle 6 di sera alle 6 di mattina non esci, diciamo, di casa. In teoria alla cioè, mi sembra veramente una presa in giro inutile.